Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo al DM e alla Lidl. Sono praticamente quasi tutte edizioni limitate, credo che riusciate a trovare ancora la maggior parte di questi prodotti. Parto subito con l'unica cosa che ho acquistato Altigotà e che in questo periodo è scontata, invece che 10,90 euro mi sembra 6,80 euro, e ho preso di Garnier la protezione solare per il viso 50+, texture ultra leggera e invisibile. Ne ho sentito parlare, questa qua è quella antimacchie, ne ho sentita parlare benissimo e ho voluto prenderla perché io in questo momento come protezione solare per il viso ho solo quella 30 di Bioert, però ne volevo una più alta anche perché in questa zona qua mi spuntano fuori con il sole, a parte le lentiggini, ma anche delle macchie che sono un po' bruttine perché poi sembra che ho sempre il baffetto e quindi voglio appunto proteggere bene il viso, quindi ho acquistato questo approfittando dello sconto. Passando alla Lidl, un po' di tempo fa ho acquistato due prodotti della linea Hello Sunshine. Era composta da tre referenze, non ho acquistato lo spray per i capelli perché non mi interessava e ho preso lo shower gel, questo qua. Ancora questi prodotti non li ho utilizzati, aspettavo di farvi vedere il video. Comunque la profumazione è molto buona, me l'aspettavo un po' diversa, comunque è gradevole e niente, quindi ho preso il gel doccia da 300 ml e poi anche il deodorante da 200 ml. Queste qua sono formulazioni senza microplastiche, scusatemi, ho le mani sporche di mascara. Poi, quando è stato? 2 giorni fa, sono tornata nuovamente alla Lidl e ho trovato intanto questi calzini qua per i piedi, quelli idratanti. Credo che ci fossero anche quelli esfolianti, ma quando sono andata io non li ho trovati, quindi ho trovato solamente questo qua con olio di macadamia e burro di karité. Scusate per le luci che cambiano, ma non lo so, è un po' nuvoloso oggi, quindi cambierà spesso la luce. Comunque, questi calzini. Poi ho trovato 2 linee. Allora, la prima linea è quella ormai famosissima perché abbiamo visto 1000 foto e 1000 video di questa linea, è la linea That's Bananas. Questa qua era composta da 4 referenze, io non ho acquistato la crema mani perché ne ho tante, ho preso il sorbetto per il corpo che è un gel doccia, questo. Poi ho preso la lip mousse, di questi io ne ho tanti in realtà di burro labbra, ma ci faccio la collezione, sono malata, non lo so, quando ne vedo uno devo acquistarlo, quindi ho preso anche questo qua. E poi ho preso la maschera per i capelli, che ha un pack veramente bellissimo, questa linea ha un pack bellissimo in realtà. Poi ho trovato anche un'altra linea che non era nel volantino, ma che ho deciso di acquistare perché veniva poco e ultimamente non so se è per il sole, non ne ho idea, però ho degli sfoghi addosso, devo essere allergica a qualcosa che ancora non ho capito cosa. E c'era questa linea See & Sensitive, 0% profumi e coloranti, una linea vegana con mi sembra il 60% dei packaging riciclati, il 69% sono fatti di materiale riciclato, e ho preso il sapone per le mani. Poi c'era lo shower gel per tutti i tipi di pelle, ed infine c'era lo shampoo per tutti i tipi di capelli, quindi li ho acquistati tutti e tre. Poi, passando invece al DM, allora ho acquistato 2 cose che sono in linea permanente. Allora, la prima è la schiuma detergente per il viso con estratti di fiori di mandorlo di Balea. Con le mousse detergenti viso di Balea mi trovo sempre molto bene, ho adorato quella per le pelli sensibili e ho voluto prendere anche questa qua.
Poi ho preso questa lozione corpo idratante effetto abbronzante, conferisce un'abbronzatura naturale e uniforme. Questa qua io ne ho sentito parlare benissimo ovunque, anche da persone molto molto chiare di pelle come me. Ne hanno parlato tutti bene dicendo che oltre ad idratare la pelle dona molto gradualmente un leggero colorito. Io volevo utilizzarlo sulle gambe perché veramente sono, da quanto sono bianca, sono diventata trasparente. È 2 anni che non vado al mare praticamente tra lockdown, poca voglia in generale, quindi è tanto che non mi espongo al sole, sono bianchissima e ecco, vorrei essere lievemente più scurina prima di andare al mare perché altrimenti mi vergogno. Comunque ho preso questa. Vi farò poi sapere come va, ancora non l'ho utilizzata. Passando invece alle edizioni limitate, ho preso il gel doccia di Balea. Questo qua è idratante al profumo floreale, ha una buonissima profumazione. I gel doccia di Balea mi piacciono tantissimo, li trovo tutti molto simili, a parte le profumazioni che cambiano. Ne sto utilizzando uno che è favoloso, ve ne parlerò, fantastico, e quindi ho voluto prendere anche questo. Poi, sempre per quanto riguarda Balea, sono uscite due linee di patch occhi, labbra e maschere viso di quelle fatte a metà, diciamo. E appunto sono due linee. Una è quella rassodante con olio di cocco, acqua marina e acido ialuronico. E di questa linea ho preso la maschera per il viso, che veniva 1,99. Casomai poi vi metto i link giù nell'info box, i link, i prezzi di tutti i prodotti che ho preso. E poi ho acquistato i patch occhi che venivano 1,89, mi sembra. I patch per le labbra non li ho acquistati perché non mi trovo benissimo con quelli di Balea, quindi ho voluto risparmiarli questi soldi. L'altra linea invece era quella, sempre rassodante, però con estratto di ibisco, acqua marina e acido ialuronico. Anche qua ho preso la maschera per il viso e poi ho preso i patch occhi. Rimanendo sempre in tema di maschere, ho acquistato la maschera idratante con acido ialuronico di Balea, questa qua con il coniglietto. Ho visto poi dopo averla comprata che anche l'estratto di pompelmo, io sto prendo dei medicinali e il pompelmo non potrei prenderlo, insomma, quindi ora vedrò un po' se farlo o no. Comunque questa. Poi, una linea che in realtà è in edizione limitata, uscita tanto tempo fa, ma nel mio DM c'è ancora. Non avevo acquistato niente, anche se in realtà avevo regalato varie referenze a amiche, per esempio a Giulia, anche a mia sorella. Ero stata brava, avevo resistito, non avevo acquistato niente. Poi mia sorella ha aperto la crema e me ne sono innamorata e quindi l'ho comprata. Allora, la crema che sto dicendo è questa qua, la linea è Be Fresh, questa qua con il koala. Questa è una crema al profumo di eucalipto e gelsomino per viso, labbra e corpo. Ha una profumazione strepitosa di, non so se avete mai bevuto il tè, quello marocchino alla menta. Tè caldo alla menta, proprio fatto quello vero originale, è fantastico, ha la stessa profumazione. Quindi io quando l'ho sentita mi ha scatenato un sacco di ricordi e quindi sono andata a comprarla anch'io. Non contenta della stessa linea, mi sono presa anche il burro cacao, questo qua, e poi ho preso anche la maschera perché ho detto così perlomeno finisco tutta la linea. E questa qua è idratante con acido ialuronico estratto di eucalipto, questa. Ed infine di Alverde è uscito un nuovo balsamo labbra, questo qua alla pesca Bio Baby si chiama, e quindi ho voluto prendere anche questo. In realtà stavo aspettando, ero passata al DM perché volevo prendere il balsamo labbra, quello che è uscito nuovo mi sembra alla papaya, quello un po' più cicciottello, e lo scrub labbra alla banana, ma nel mio DM non c'è. Mi fate sapere se nel vostro è uscito perché mi sono venuti dei dubbi. O non è arrivato nel mio DM,
o deve arrivare oppure non sono prodotti che usciranno in Italia, quindi questa cosa ancora non l'ho capita. Io in realtà ero andata proprio per quello e poi ho comprato altro. Comunque, appunto, fatemi sapere questa cosa, fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se li avete acquistati anche voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!